Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono la vostra amichevole Sam di quartiere e allora facciamo un attimo il punto della situazione. Questo è tipo il sesto episodio che registro, ma non so se montarvelo prima. Quindi nel caso in cui... vabbè, poi vedrò come fare bene, perché in poche parole, se ve lo monterò prima, vi darò un attimo una contestualizzata. Ho prima fatto tutta questa parte di mappa, un paio di missioncine che vedrete penso negli episodi 4 e 5 a questo punto. E adesso però mi sono spostata qui perché effettivamente questa era la prima missione che mi avevano consigliato di fare. Perciò, in poche parole, per darvi un attimo un contesto generale, sto andando ad incontrare i Monteiro a madrugada, ok? C'è un motivo per cui mi sono spostata. No, scherzo, cioè, diciamo che più o meno c'è un motivo, ma lo scopriremo strada facendo. Niente di troppo serio, non vi aspettate grandi commenti intellettuali. Detto questo, mi sono dovuta fare tutta una grande parte di mappa perché, come potete vedere, stavo ben lontana e non c'erano checkpoint. In tutto ciò, sapete che vi dico? Che ho notato che l'intelligenza artificiale delle persone in macchina e a cavallo di questo gioco è veramente misera. Mi scusi! Mi scusi lei! No, regà! No, 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 stai sbagliando. Oh mio Dio! E vabbè, ma così c'è. Sgamata subito il motivo per cui ho scelto questa missione. This place is colorful. You Philly? I'm Danny. No, 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 no. No Philly here. Whoa, what's in your bag? Nowhere I can find him. Cerveza. So who's in charge? Everything got another purpose. And you come here for a second. You just come here. And you hold that down for me. That's a dead man switch. One move. So, why are you here? I'm with Clara from Libertad. Didn't she say I was coming? Clara, Libertad. Those are big names to throw around. But I don't see Clara. I only see you. So why are you here? Got family to save? Got kids? No. So what do you want out of this? I want my finger off this switch. And I want to know who's gonna help me take down Castillo. Okay. You're safe now. So you're Clara's hero, eh? Pazzo, regà. I'm no hero. Sonny, so you weren't! You weren't! Philly Patchett, baby. Want us to help Libertad? You need Carlos Montero, our backbone. His family is gonna save our land. Great. Take me to him. No, 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 no. Step one, Philly needs to love you. Step two, baby Montero needs to love you. Baby Montero. See that? Chorizo, come on, let's go back. La espada, his daughter. You know, last time I heard, she went to hit that outcast plantation east of here. E madonna, ma è diventato enorme sto bassotto. Che proporzioni sbagliate, raga! Ci sei fiera! Oh, oh, oh! Next time I see you, I want to play with that crazy backpack, deal? No. Well, then don't let the poison get you down. Ok, è un folle. Fucking comedian. Ok. Here we go. E mi sa che è prudente farcela a piedi. Peccato che non ci sia... Ah, c'era però, non volevo allungare di troppo. Spero non sia elettrico. Bene. Sconfinamento. Quindi teoricamente io qui non ci potrei stare, giusto? My true daughter, I have always promised you the truth.
teoricamente. Oh, che succede? Ho visto un morto. Questa spada sta fucking around. E Spada, quindi, è la figlia di Monteiro, giusto? Ho capito bene? E noi dobbiamo parlare e farci apprezzare prima di tutto da lei. Va bene, vai. Shit, another one. Mamma mia, li ha stesi tutti. Vabbè, mica da sola, suppongo. Starà qui con altra gente. Polvere da spada. The sword? They should call her the blade. Venga, she's fucking good. Bene, direi che... Oh. Vabbè, vediamo un attimo qui che c'è prima. A parte questo non c'è nient'altro. Qui non si può uscire, suppongo. Qui avevo già letto. C'è... Oh! Oh, cazzo! No! Maledizione! Maledizione, non l'avevo vista, raga. Allora, io sono entrata da qua, quindi qui suppongo che... E qui? Ha steso tutti, vediamo un po' qua. Si può leggere? No. Mamma mia, qui c'è un computer però. Ah, ormai sarà suonato l'allarme però. Porca miseria. A questo punto direi di... Oh oh oh. No! E dai! Si è morto proprio adesso. Leggiamo qua. Si avverte che sarà trattenuto un mese di paga? E saranno aumentati... soldato, vabbè. Che questo serva di lezione a tutti coloro che in futuro volessero prendere parte al gioco di scacchi vivi. I reietti sono di proprietà dell'FND e come tali vanno trattati. Sento... Chi è? What the fuck is happening up there? You're going to keep threatening me with death like it's supposed to scare me? Oh, of course! The legendary life, but... Sì. Stop! Please! Camila la Espada Montero. Who the fuck are you? E chi è Loki che prende le cose al volo così? You baby Montero? Baby Montero? Fucking Philly. I need to talk with your father. Clara wants to make a deal. Clara's name doesn't mean shit around here. You work for Clara Garcia? You're Carlos Montero's daughter? Please don't kill me. Tell me where your lieutenant went. Promise you won't kill me first. Cayo Villarreal! Cayo Villarreal! It's Jose's private island. Got what you need? No. But it's enough. And him? And he's gonna tell his boss, Jose Castillo, then I'm gonna kill all of his lieutenants, one by one. That's for fun. Then I'm gonna free all of the outcasts making that bullshit tobacco. That's for my people. And finally, he's gonna tell Jose that I'm gonna slit his throat right here. And that's for me. I feel like I should write this down. Just tell that short little pig fuck this sword was here. And tell your friends they're on the wrong team. Let's go see papà. La matta. Cioè, noi abbiamo a che fare con persone poco raccomandabili. Ok. Ce ne fosse, però mi pare una molto determinata. Scusatemi, il mio cane mi sta letteralmente camminando sulle cosce. Perfetto. Ok. Che succede? Vabbè. Proviamola, va. Proviamo questa. Non era un vero e proprio headshot. Lo chiamerò chest shot. Dove sei? Qui? Sei tu? No. Allora, sapete qual è il mio problema quando gioco a questi giochi? Che non mi rendo conto che io sono una e loro sono tanti. E io vado all'azione. Cioè, tipo, non sono particolarmente, come dire,
Non considero molto bene il fatto che sono sola molto spesso. Ok, chi è che è morta? Vabbè. Allora, dai. Ok, chi manca? Non tu, non più. Dove è andata quell'altra scema? Ancora non sei morto? Sì, no. Ora sì. So much for quiet. C'è qualcosa da recuperare? Sì. Aspetta un attimo. Aspetta. Ci deve essere qualcosa qua. Scarti di veicolo solo? Può essere? Sì. Ok, dov'è andata? Eccoli qua. Comunque, stavo considerando una cosa l'altro giorno. Quanto la Ubisoft non capisca a volte, mi dispiace questa cosa, che a volte per fare una trama interessante, intrigante, avvincente, non serva necessariamente allungare di troppo il brodo, no? Io penso che la storia di questo Far Cry sia incredibilmente lunga, no? Non tanto magari quella principale, che ne so, una ventina di ore. A me sembra che anche questo Far Cry, non dico che non mi sta piacendo o divertendo, ma a differenza di altri titoli non mi tiene attaccata al pad. Non ho la curiosità di scoprire che cosa succederà dopo, e questa è una cosa grave. Military Academy 16 to 21. Mm, we can use that. I also make a mean mojito. Believe that when I taste it. Haven't had anything but Philly septic tank shit for weeks. I'm going to pretend that's not a thing. Cioè, nel senso, alla fine mi immedesimo nella storia, mi immedesimo nel personaggio. Faccio la mia parte di roleplay, quello che volete, però non è quel tipo di storia che mi dice: porca miseria, che bei personaggi. Sono veramente curiosa di scoprire qualcosa in più. Sarà anche che ultimamente sto giocando con colpevole ritardo Undertale. Cioè, l'ho praticamente finito, sono alla Genocide, per chi segue saprà. E dico, un gioco così, quanto ti può tenere attaccato allo schermo 5-6 ore? Per run? Eppure, quanto è profondo, raga, quanto è profondo. Comunque, scusatemi, non torniamo su Far Cry 6. Che sta succedendo? Ah, tutti i granchi. So what you're saying is I'm fucked. I don't know. There's something different about you. You're not like the others. Mi fa tanto ridere questa cosa, mi conosce da 2 minuti. There's something different about you. Sì, che sono la protagonista di questo videogioco. Questo è quello che mi rende diversa dagli altri. Ok. Ops, scusa. What's going on? You're in the West now, guerriera. The sword and the hero. Nice to see you two alive. Not all find it, Hannah. It was all trouble, but lucky for you, this one's good. Well, you're just in time. Our chef is making dinner. Oh mio Dio. No. No. Carlos Montero. Eso. Dale, papà. Esa jefe, claro que sí, cojones. Dale, dale. Non sono sicura di volerlo. Ok. What were you? Scouting. Bullshit. Who's that?
My name is... I'm not asking you. Easy, papa. This is Danny from Libertad. Libertad don't mean shit to me. And where's her blindfold? Papa, look around. These are farmers, not fighters. You want Chorizo to go out and blow up Napoleon and Pequeño? Hey, leave Chorizo out of this. Our people need to learn to be a guerrilla, Camila. From us. That's why I'm here. Don't look like no guerrilla to me. All I see is a tourist. Vestita così veramente, però, eh. The tourist fucks us. It's on you, Camila. He likes you. Welcome to Finca Montero, hero. Come on, Choris. Save it for dessert, buddy. Come on. Oh mio Dio, è troppo dolce. È veramente troppo dolce. Certo che è strano avere un amico che è un coccodrillo e vedere questi ammazzare e cibarsi di un coccodrillo. Lost tourist. Listen, Carlos. I know you don't trust me or Clara or Libertad. Well, the other little come mierda she sent. And I don't blame you. We got no history here. You got that right. What else you know? I know that Napoleon El Pequeño stole your land. I know that the poison he sprays on your fields is killing your people. I know that you're sick. And you would rather die than ask for help. Don't throw anything away that you can use. The depot where they store the poison? Burn it to the ground. The dusters that spray the tobacco. Rip them apart. The fumigators in the fields. Kill them all. You got it, Jefe. Send me a postcard. Ok, quindi la situazione è chiara, ragazzi, no? Allora, lui sta morendo. Ok. Lui sta morendo, ma l'unico modo che noi abbiamo per garantirci la sua e cooperazione e fiducia è fare ciò che ci ha appena detto. Allora, so che sono pretenziosa per un gioco Ubisoft, ok, va bene. Premesso questo, dico, è un po' brutto. Lì è proprio un problema di scrittura, no? Fatemi parlare, maledizione! Il fatto che... It's Danny. Danny from Libertad. I know. You think I should know something? No, I just didn't know it. Forget it. I'm coming up on some of Castillo's poison. Look for yellow containers. Dusters and fumigators got the poison too. Okay, I'm on it. Ok. A quanto pare Carlos mi ha inviato qualche foto sul telefono. Ora lo vado a vedere. Troverò il veleno nelle aziende agricole di tabacco nella Valle del Tabacco. Vabbè, grazie, ok. Allora, quello che dico che è brutto è che c'è proprio una mancanza di scrittura qui alla base. Per il fatto che un nuovo personaggio che non ha fiducia in nessuno, parlo ovviamente di questa spada, non può incontrare un'estranea e letteralmente dopo 3 secondi, ma tu sei diversa, io mi fido di te, fai questa cosa per mio padre, cioè, capite il... Ah, maledizione. Dove vuoi andare, scusami? No! No! Maledizione! È successo il panico più totale, ragazzi! Il panico più totale! Questo gioco è proprio così, cioè, nel senso, io penso che se... se non fai casino, non è abbastanza divertente. Che è? Ammazzate da sola. D'accordo. Allora, il veleno, diciamo che è stato distrutto. Attenzione. Ah, saliamo un po' qua, vediamo un po'. Se riusciamo magari a lanciargli qualche granata e a curarci un secondo. Ok. Poi in che senso si cura con il sigaro? Vabbè. No, va bene. E allora? Ah, bene. Grandioso. Ma io, ragazzi, non saprei descrivervi come sta andando questa azione, perché non sto capendo nulla.
Maledetta bastarda! Non che sia stata quella a farmi scoprire, per carità. Distrutto. Che cosa c'è qui? Lo so. Con calma. Poi tra l'altro mi sono... Bene. Allora, a quanto pare Carlos mi ha inviato qualche foto sul telefono. Sì, però... Dove? Ok. Però, allora, qui ci sta... No, senti. Shit. Don't get close. Si vede che non voglio... Si vede che non voglio realmente ucciderli queste bestie, vero? È palese. Cioè, non ho nemmeno centrato un colpo. È andato tutto male. Avete presente quel tizio, oddio non mi ricordo il nome, che per un periodo su Instagram hanno cominciato a ricondividerlo tutti quanti, no? Sta andando tutto male, sta andando tutto... Esatto, sono io. Sarà molto divertente se qualcuno di voi non lo conosce. Mi crederanno pazza, mi crederete pazza. Allora, a questo punto io direi che se abbiamo finito questa zona, andiamo direttamente alla prossima. Ok, ci siamo. Non ha senso riporre l'arma, perché tanto se uno si sta avvicinando qui, il motivo è uno solo. Non per fare una chiacchierata amichevole, giusto? Quindi... Oh mio Dio! Ma... Mamma mia! Bene. Avete visto questa uccisione? Sarà anche l'ultima uccisione stealth che farò. Bene. Ok, dove siete? C'è un cecchino, mi sa. Mi sa che c'è un cecchino. Recuperiamo il carburante. Suca, bene. Ma posso salire su uno di questi cosi? Scusate. Allora, ma... Dio, eccolo. Che schifo. Bene. Uranio recuperato per il nostro amico. Oh. Bro, ti ho sparato sulla gamba, maledizione. Anche solo per un po' di realismo dovresti perlomeno vacillare. Ah, ma questo qui è l'intero carico di... vabbè. Che imbecille. No. Ah. Ok, adesso l'ho visto. E adesso dove siete? Eccola. No, non sta qua? Sì. Scusate, mi sa che prima, per sbaglio, ho tolto il cecchino. Eccolo qua. Che è questo qua? Sì. Sì, sì. Mazza, che scemo. Che scemo che sei, porca miseria. E uno. In questo gioco io non capisco che cosa succede finché non succede. Ma allora. Can't hide from me. Lontaniamoci il più possibile, perché non me la voglio prendere in quel posto per una seconda volta. Grandioso. Ok, adesso ho capito. Devo aspettare un attimo. Devo farli prima esplodere del tutto e poi mi riavvicino. Sì, raga, questa ce la famo così. Spazio aereo interdetto. Chi se ne frega. Ora non ho la più pallida idea di come si guidi. Attention on identified pilot. This airspace is restricted. Land now. Mierda! Penso che morirò. Sì, decisamente.
poison destroyed, and one step closer to earning that old man's trust. Ok, stiamo sfruttando la tutelare che comunque non vediamo, quindi porca miseria, attenzione. Bene, questo è tutto cibo per il nostro tostador. No. Allora, qui potrei iniziare a bruciacchiare tutto, però sarebbe controproducente per noi. Oddio! Ciao! Oh! C'è una persona in difficoltà. Giro tondo, se ma fa. Ah, dai. Vai via. Allora. Ma allora. Perfetto. Non ti voglio uccidere, cagnolino, per favore, vai via. Oh, che succede? Aha! Ci siamo. Ancora non ho ucciso nessun animale, quindi mi ritengo molto contenta. Però quello. Ok, ci siamo. Allora. Ah! Che succede? Quanto è brutto comunque che... Vabbè, non è questo il caso, per carità. Però quanto è brutto che in queste aree i nemici respawnino... Proprio... Veramente a una velocità imbarazzante. Ok. Guapo, tutto a posto? Ok, l'operazione è completata, ragazzi, quindi a questo punto... Questa pistola comunque penso che è tipo l'arma più potente del gioco, cioè non mi ha mai tradita. Dunque, dicevo, a questo punto lasciamo il panico a loro e... Non si sta con la pistola alla guida! Bene, almeno ci prendiamo anche un piccolo checkpoint prima di proseguire. Vabbè, io direi che andiamo un attimo ad aggiornarci. Ma questa è una pozza d'acqua. Bellissima pozza d'acqua, aggiungerei. Direi di chiacchierare un secondo con il nostro jefe del momento. E poi, ragazzi, possiamo anche salutarci per questo episodio. I got word that Jose's pissed about his poison. You fucked up his operation good. Maybe I was wrong about you. Maybe. So now I'm going to ask you for a favor. Our people are rotting in Jose's prisons. One of them, Miguel, he's like a son to me. We'll need a prison truck to bust them out. Steal one, then meet me at the gas station near the prison. We drive in, grab our people, and leave before anyone gets smart. I'm trusting you with this, tourist. Don't fuck it up. Bene, quindi, missione accettata. E direi che però questa ce la lasciamo per il prossimo episodio. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me. Un saluto e alla prossima. Ciao ragazzi.